Signor Giuseppe aveva 60 anni 3 anni fa, faceva l'ambulante in piazza nella sua città, cassette di verdura, pigetta d'ordinanza, tutto di stagione sempre senza licenza, senza licenza ogni mattina è sempre uguale, sconti al cliente, scazzi con la municipale, e multe su multe tutte sempre solo a lui, perché signor Giuseppe non sa stare zitto mai, signor Giuseppe gioia, feste ed allegria, convidenti in piazza, pardulette e malvasia, chiacchierando con gli amici. Mollava la verdura, una partita a carte tanto per passarci l'ora. Signor Giuseppe, impegno, fede e passione, la sede del PC poi quella di Rifondazione. Una casa costruita col lavoro di una vita, quattro casse di frutta per uscirci la giornata. Ma la giunta comunale di Quartù Sant'Elena fa campagna di ripristino della legalità, e vennero i gendarmi, vennero con le armi. Signor Giuseppe a terra, un uomo di 60 anni. Signor Giuseppe a terra, spiegatemi perché sono arrivati gli infermieri col 112 e c'è anche un giornalista che è stato preavvisato, il trap è preparato, Giuseppe sul selciato, sgombero forzato, intitola l'Unione, tre pattuglie contro un uomo, la sua reazione, presto circondato per essere catturato, gli rompono una mano, il polso fratturato di un leone, ferito che ora emette il suo ruggito, quello che si attendono i tutori del diritto, ricovero coatto, DSO, trattamento sanitario obbligatorio, preso con la forza, manettato in un attimo, portato di corsa al reparto psichiatrico, sedato, legato a un letto di contenzione, rabbia, violenza, impotenza, rassegnazione, Giuseppe non può bere, né mangiare, né fumare, non può neanche alzarsi per andare a pisciare, legato mani e piedi con un tappo nel sedere, tortura medievale, dentro un ospedale, condanna esemplare di comune polizia, che possono far questo se ti imputano la follia, Giuseppe ora è stanco, chiede di andare via, ma i dottori gli rispondono, è ancora in terapia, strana terapia, questa tortura disumana, e non accorgersi neanche di una mano già in cancrena, legato mani e piedi, ti può scoppiare il cuore, dopo 7 giorni signor Giuseppe muore. Morire d'incuria non è poi così strano se subisci tortura, si apre un'inchiesta ma è solo per figura, dopo che i familiari ha sputtanato la storia, si apre un'inchiesta ma nessuno pagherà, tantomeno i primari della bella società, signor Giuseppe è solo un caso di ordine pubblico che è stato risolto in un reparto psichiatrico, e quelli che parlano di rispetto del legale hanno fatto tutto questo e non c'è neanche un verbale, e loro che stanno dentro al comune col silenzio della gente per bene, io non mi attendo giustizia dai banchi dei tribunali, voglio vera giustizia.